Letizia Camera, innanzitutto benvenuta a Busto. Dicevo, gran parte delle giocatrici tu le conoscevi già. Sì, non conoscevo la Perry, che non ha mai giocato in Italia. Con alcune ho giocato spesso contro e con altre siamo proprio amiche da tanti anni, come la Giulia Pisani, Valentina Diouf. Abbiamo un'amicizia che dura da tanti tempo. Con la nazionale. Sì. Comunque questo palazzetto ormai lo conosci molto bene, visto che ci sei venuta tantissime volte. Avevamo la sensazione che prima o poi dovevi passare anche da Busto. Ci sei passata con Conegliano, ci sei passata con tantissime squadre. Quest'anno però in maglia biancorossa. Ti aspettavi un'accoglienza così? Ma no, non mi stupisco, però è veramente incredibile tutto quello che sta succedendo stasera. Sapevo di quanto sono belli i tifosi e quanto è bello giocare qua, ma avere addosso la maglietta uguale a loro è ancora più bello. Sono salutato adesso perché io arrivo da casa mia. In diretta? Sì, sono proprio toccata e fuga, non mi sono ancora trasferita qua li vedo tutti molto vogliosi di cominciare, vorrei tanto iniziare con loro, però comunque ho l'impegno della nazionale che mi porta via tutta la loro preparazione. Allora, Valentina, innanzitutto benvenuta a Busto. Grazie. Ecco, ti aspettavi un'accoglienza così numericamente?
Così tanti non pensavo, è molto bello, molto emozionante davvero per un giocatore trovarsi qui oggi. Il fatto di giocare già subito contro la tua ex squadra, magari te l'aspettavi un po' più avanti? Me l'aspettavo, sinceramente non sapevo quando, però sono molto contenta di giocarci subito. Evidentemente il destino doveva andare così, Ecco, è anche per te una buona palestra questa, insomma, quest'annata qua? Direi proprio di sì, ogni giocatore credo che arrivare a giocare a Busto sia il sogno di tutti, quindi io arrivata a 29 anni è una soddisfazione grandissima. Conoscevi già alcune giocatrici presenti, più o meno, o sono per te? Sì, di nome le conoscevo, poi vabbè con Francesca l'avevo vista un paio di volte, però sempre poche chiacchiere, insomma. E quest'anno poi le conoscerò meglio assolutamente. Hai già dato qualche consiglio a Parisi per la prima partita in casa? No, assolutamente. Sarà lui che dovrà dare dei consigli a me quest'anno. Grazie. Sono contentissima di essere tornata qua. Quando abbiamo fatto appunto il giro di campo ero davvero emozionata. Non so quale parte del corpo non mi tremasse. Ringrazio tutte le persone che appunto sono venute oggi ad accoglierci, che appunto mi hanno fatto capire ancora una volta dell'atmosfera che c'è a Busto, e non smetterò veramente mai di ringraziarvi. Ci vediamo presto in campo. È stato un inizio bello, bellissimo, non ci aspettavamo così tanta gente. Io sono qui ormai da 4 anni, ma così tanta gente subito dalla prima giornata non l'avevo mai vista. E le poche giocatrici che abbiamo conosciuto mi sembrano tutte carinissime, quindi sono molto contenta, molto carica, ho proprio voglia di iniziare, ci vuole un po' di pallavolo, mi manca. Ciao a tutti, vi saluto, ci vediamo presto.